Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa puntata speciale di Loletta 5 Halloween. Allora, questa è la mia scenografia, come delle zucche, un manichino messo qui nel divano. Poi c'ho ho appeso lo scheletro, ho fatto i palloncini modellabili, come vedete sono sparsi un po' qua e là, e i giochi di società e ovviamente questa scenografia. C'è la partita. E poi nella maniglia ho messo questo ragnetto carino. Allora ragazzi, fate caso alla partita che si sta vedendo mio fratello. E qua alla larga questo scheletro. E niente, meno male tutto qui. Molto carina come scenografia, molto che luce sia. Molto 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 bellina. E niente di che, questo video spero che lo vediate il più presto possibile, in modo tale che tutto ciò ha un senso. Ok, sto mettendo, non lo so, sto a provare, non lo so ragazzi, non so mettere le rame ogni volta, forse è storta, peccato. Vabbè, ora comunque la sistemiamo meglio. Nel frattempo, questo speciale Halloween sarà appunto un vlog su tutta la festa che praticamente farò. Mi scoccio. Con tutta la festa che farò praticamente questa sera. I miei invitati. Perfetto. E i miei invitati, e quindi praticamente un Halloween speciale 2015. Allora, ci sono diverse cose che ho fatto, è stamattina che metto tutta la scenografia e probabilmente racconteremo storie di paura, giocheremo a questi due giochi di società, Cluedo e il quiz quello con le domande, non mi ricordo il nome, e poi ci vedremo, poi mangeremo quindi, e poi stupendo film horror sbarra cartone animato. Ma adesso tutti gli speciali, stamattina mi sono anche messa lo smalto nero che da un po' di tempo non lo mettevo e ci sta con Halloween, e oggi vi farò vedere un trucco ufficiale make up che non ho mai fatto praticamente qui su YouTube, e in più quel che rimane appunto della festa stasera. Allora, spero vi vediate bambini. Allora, innanzitutto vi faccio vedere tutto il mio set di trucchi. Allora ragazzi, innanzitutto il mio outfit horror è questa felpa con il salmino del mio gusto. Andiamo al trucco e parrucco. Scusate per questo sottofondo del cesso che si sente, ma appena fatto pipì. Allora, iniziamo con il correttore da mettere. Tra un po' finalmente, come i miei regali anticipati per il mio 24esimo compleanno delle Yves Saint Laurent, finalmente mi arriverà il correttore ufficiale dell'illuminante, ma per ora userò questo qui. Andiamo ad applicarlo su le mie occhiaie, anche se in teoria ci potrebbero anche stare con Halloween, ma va bene. Più che altro per coprire questi puntini qua. Ok. Detto ciò, andiamo a spalmare il tutto. Bene ragazzi, il cesso continua a finire. E detto ciò, adesso vi farò vedere invece... Sto studiando questa telecamera oggi. Ok, vi farò vedere questo nuovo speciale trucco di una specie di mostro ciclope che voglio fare. Allora, con questo set di pennelli vari che ho, prendiamo un colore, praticamente prendiamo il marrone per fare proprio gli occhi. Cioè io formerò, ho visto tramite Elena Saudes, cavolo si chiama, e formerò praticamente altri due occhi qui in modo tale che corrisponderà a naso e bocca. È davvero un'idea molto carina e originale, te la sto copiando. Allora, via. Iniziamo a definire un occhio e bene o male la stessa identica cosa. Ecco, si fa dall'altra parte. Perfetto. E ovviamente si tende a definire il tutto.
Forse questa volta avrò un buon occhio storto, ma dettagli, magari possono essere dei pesci. Togliamo il marrone e mettiamo il verde. Perché io ho gli occhi verdi e andiamo a definire il verde. Qua ci vorrebbe una musichetta tipo uso make up. Ora la vado a mettere. Ok, siccome con il computer è assopato di questo sottofondo, allora come vedete da questa parte già praticamente è stato fatto un occhio. Adesso faccio la stessa cosa dall'altra parte. Ok, i miei occhi. Quella ragazza è un pochettino più magra di me, quindi gli occhi venivano un pochettino meglio, però alla fine non posso dire. Posso dire, ragazzi, che ho gli occhi storti. Ok, detto ciò, forse devo farlo molto vicino, ma anzi, dettagli. Andiamo a sistemarlo di un bel azzurro, questo qua, e la parte bianca. Un'idea molto carina che ho visto 10 giorni fa. Avete questo, adesso io ovviamente non solo lo faccio a modo mio, ma poi metterò un tocco particolare. Ok, come vedete ho ridefinito tutto. Vedete, azzurro. E bene, detto ciò, iniziamo a fare un po' di sfumature halloweenesche con la matita rossa. Quindi un po' di sfumature sanguigne in queste labbra. Ok, direi anche intorno all'occhio, al mio occhio, ai miei occhi veri, più che altro, per creare più questo aspetto zombinesco. Quindi cara Elena, so dotto, non ti sto copiando al 100%, ma sto facendo anche queste decorazioni. Ora voi mi dite, Iole, o Loletta Five, che senso ha mettere un video dopo che finisce Halloween? Beh, ovviamente io lo metterò sempre nel periodo dei morti, quindi giorno 1, giorno 2 massimo, quindi comunque sia siamo sempre lì. Cioè, anche se Halloween è finito, è sempre buono per l'Halloween dell'anno prossimo, per Carnevale, ancora musica, per qualsiasi altra cosa. Adesso ridefiniamo un pochino, un po' di sangue, un po' di là, un po' di qua. La 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 la. Detto ciò, questo sarà il nostro lucidalabbra finale, mischiato con questo e mischiato anche con questo burro cacao, ragazzi, alle more, che è fighissimo perché vi lascia sia il coso del burro cacao e sia l'effetto tipo rossetto, ma è bellissimo. E adesso con questo ridefiniamo praticamente le labbra. Quindi in questo modo. Così. Oh! In questo modo. Adesso gli occhi sono già finiti. Ripassiamo. E rifacciamo. Mi dovete scusare, ho sbagliato una cosa. Quella ragazza ha fatto anche le labbra, praticamente l'aveva fatta, se non sbaglio qui, e quindi le rifaccio anch'io, uno e due così. Ok, più che altro è per creare questo effetto ottico. Adesso io vado a colorare il tutto, così, ok. E vado anche a ridefinire le mie seconde labbra. Quindi qua, così. Con le R. Ok. Tutto ciò fatto. Ok,
ok. E detto ciò, ragazzi, il make up quasi finito. Adesso vi faccio vedere. Ovviamente questa donna con chemois, con quattro occhi, deve avere anche un resto scuro. Perciò, con questo set di ombretti bellissimi della Deborah, andiamo a spolverare col tutto e mettere questo ombretto qua per dare questo senso un po' così agli occhi. Quindi io, come mi sono creata una specie di mostro con quattro occhi, non lo so, più o meno deve essere una cosa del genere, così. E questo colore è un misto tra il grigio e il verde scuro. Ok, mettiamo il volume perché mi scoccia. Ok ragazzi, tutto ciò spolveriamo, stiamo quasi finendo, con il colore rame, quindi finiamo questo qua, per fare un po' un colorito un pochettino un po' più vivace, visto che sembro uno zombie. Ok. Questo fatto. Ok. Adesso laviamoci le manine. Concludiamo il tutto con il burro cacao alle more. Ma c'è santa porca miseria della Yves Saint Rocher. Ok, abbiamo finito e il trucco per Halloween 2015, mostro con quattro occhi. Oh, donna con quattro occhi. Dei bei occhi in effetti, un po' stortini. Dalla sera che occhi storti. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ragazzi, vi saluto e ci vediamo dopo con la festa. Schiaccia anche l'occhiolino. Delle streghe, mignolette di paura. No, 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 no. Delle streghe, signore di paura. No, 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 no.